Eccoci nuovamente qui, andiamo insieme a sfogliare le prime pagine dei quotidiani romani. Iniziamo oggi con Leggo Roma e vediamo che al centro oggi c'è diciamo, un artista, come una scema. La Guzzanti è truffata dal Modof dei Parioli e ha perso 150.000 euro. Quindi vediamo, dopo Riondino, ecco la Guzzanti, sfilata di attori al processo contro il Madoff dei Parioli. Gianfranco Lande, autore di una maxi truffa. Sabina Guzzanti ha infatti spiegato di aver perso quasi 150.000 euro. Mi sono sentita come un imbecille, anche perché non sono stata la sola a credere nella bontà dell'investimento. Hanno dato soldi anche mia madre, mia nonna, mia sorella Caterina, mio padre Paolo, i miei cugini Sandro e Grazia Balducci. L'attrice comica pensava di attivare così una sorta di pensione integrativa, anche perché loro mi dicevano che potevo ritirare i soldi quando volevo. Quindi sempre attenzione anche per tutti per quanto riguarda queste iniziative. Quando si vedono che ci sono troppi benefici, lo devo dire, a volte c'è qualcosa sotto. Proseguiamo, Corriere della Sera, Roma. E si parla di sanità. Policlinico Gemelli, allarme conti. Braccio di ferro con la regione sui rimborsi. Spunta un buco di 500 milioni. E la Cattolica di Milano, a cui fa capo il Polo Romano, studia l'ipotesi della vendita dell'ospedale. Qui notizia di colore, moda, l'alta moda chiude con Balestra, appuntamento a luglio. E ora parliamo di maltempo. Termometra piccola, neve più vicina, scatta l'emergenza della protezione civile, assistenza ai senza casa. I primi fiocchi attesi per domani sera. Il Campidoglio si mobilita anche per gli animali. Festival del film, Mueller pressing su musica per Roma, scontro finale sulla candidatura, nuovo no di Rondi. Messaggero, cronaca di Roma. E qui il maltempo al primo piano, ecco il piano contro il gelo, task force di 300 volontari, 350 tonnellate di sale e stazioni aperte per i clochard. In città la temperatura minima può toccare meno 6 gradi e da venerdì scatta anche l'allarme neve. Ancora disagi, ma la metro B riparte. Il duello delle quote rosa, il ministro Fornero, più equilibrio Alemanno, la giunta è come il governo. Botta e risposta sulla rappresentanza femminile. Il 22 febbraio si pronuncia il TAR. E anche qui Festival di Roma, pressing su Rondi, non mi dimetto. Proseguiamo e vediamo Repubblica Roma. E anche qui caso sanità in primo piano. Conti e promozioni, il caso Umberto I. Indagine della Procura anche sulle maxi consulenze senza controllo. L'inchiesta scattata dalla denuncia di un dirigente amministrativo e due medici. Interrogazione dell'Italia dei Valori sull'adozione del piano aziendale. E anche qui Sanità Gemelli, Regione, guerra sui fondi, vantiamo crediti per 820.000 euro. Milioni. Maltempo, neve, allarme anche a Roma, domani temperature sotto zero, la protezione civile cittadina gelo nella notte tra giovedì e venerdì, il termometro può scendere a meno 5. E ancora Fornero bacchetta il sindaco sulle quote rosa in comune, la replica noi come il governo. Lettera del ministro più attenzione alle donne nell'amministrazione. Proseguiamo e passiamo a Tempo Roma. Mai più sosta selvaggia nell'isola pedonale, catene a Piazza Navona. Io la reputo una cosa giusta.
anche per salvaguardare il patrimonio che noi abbiamo a disposizione. A Roma sono molti palazzi che sono neri a causa dello smog, a causa appunto del traffico e così via. È un modo anche per permettere al turista o a chi vuole farsi una passeggiata di godersi degli spazi che a mio avviso sono unici, perché ricordiamo, Roma è la città eterna, è una città unica nel suo genere ed è giusto che dobbiamo salvaguardarla. Proseguiamo e ora si parla di edilizia. Più facile ampliare la prima casa in periferia, vincono le demolizioni. La rivoluzione urbanistica mette in moto 2 miliardi di investimenti. Campidoglio e Regione varano finalmente un piano unico per rilanciare il settore. Olimpiadi 2020, Monti si è convinto, vicina la firma. Andiamo ora insieme a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore, Roma. La notizia di apertura non è molto piacevole, 7 fallimenti al giorno, cresce del 42% il numero di istanze al Tribunale di Roma nel 2011. I dati della relazione del Presidente della Corte d'Appello, aumentano le cause di lavoro dei precari. Beh, scusate, c'è da riflettere, è un numero notevole, 7 fallimenti al giorno, ma è anche da far riflettere il discorso che aumentano le cause di lavoro dei precari, perché spesso, tramite le leggi passate, ma anche quelle che sono tuttora in vigore, è stato permesso alle aziende di sfruttare i lavoratori, di sfruttarli sottopagandoli e offrendogli dei contratti precari, ma quando in verità, lo sappiamo ormai tutti, tutti svolgevano delle mansioni come se fossero dei dipendenti. Io a volte lo definisco legalizzazione del lavoro nero, queste attività da parte delle aziende, perché assumono un ragazzo, lo sottopagano e nello stesso tempo gli fanno quella forma di contratto che ormai chiamano tutti CoCoPro, quelle tutte le modalità CoCoPro, che come era contratto a chiamata e così via. Quindi automaticamente quello che penso è normale ed è giusto che un lavoratore rivendichi quelli che sono stati i suoi diritti. Se tu, titolare dell'azienda, mi hai fatto lavorare come se fossi un dipendente, è giusto che mi devi pagare quella differenza che a me spetta. Però nello stesso tempo è allarmante il fatto che ci sono 7 fallimenti al giorno, quindi vuol dire che sono molte le aziende che si sono magari approfittate di questa situazione e che gli ha permesso anche di vivere negli anni passati. Ma ora come ora siamo in una situazione di crisi, purtroppo, come lo vediamo ormai leggendo insieme tutti i giorni i quotidiani, e automaticamente la chiusura di tutte queste aziende può portare soltanto al fatto che ci saranno sicuramente molte più persone disoccupate. Infatti, i tassi di disoccupazione dell'Italia, in particolar modo della regione Lazio, sono veramente allarmanti. Proseguiamo con la lettura comunque. E vediamo che qui ci sono le paralisi del Valle, il braccio di ferro tra Comune e MIBAC, 7 mesi di occupazione. E qui tutta la situazione. Proseguiamo ora e andiamo insieme a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. E continuiamo a parlare, come vediamo, di lavoro. Lavoro, i numeri dell'emergenza. Disoccupato un giovane su 3. Ecco i nuovi criteri del fisco per le verifiche sul tenore di vita. Confindustria e sindacati, documento comune per la riforma. Andiamo ad approfondire. Disoccupazione giovanile da record. Sotto i 24 anni, senza posto, un italiano su 3. Documento di Confindustria e sindacati sull'emergenza lavoro. Fisco, i nuovi criteri per verificare il tenore di vita. Ed ecco qui la vignetta. Il lavoro è mobile, qual più malvento, il piano Fornero. Scuole chiuse in molte città, l'Italia nel grande gelo, a Torino ospedale fermo.
Le nomine spaccano la RAI, TG1 a Maccari e TGR a Casarin con i voti di PDL e Lega. Si dimette un consigliere del centro-sinistra, Bersani, distruggono l'azienda. Andiamo insieme a vedere il Fatto Quotidiano. Lui, lei e l'altro, Berlusconi impone i soliti amici a TG1 e TGR. Il direttore generale Rai obbedisce, ma Garimberti non doveva dimettersi, e questo è il quesito che troviamo tutti i giorni all'interno del Fatto Quotidiano. Ladri di Margherita. La favola del tesoriere Lusi che fugge con la cassa, 13 milioni all'insaputa dei vertici del DL, fa ridere, ma il guaio serio sono i partiti, perfino quelli defunti che navigano nell'oro a spese nostre. L'inchiesta dei PM romani fa scoppiare il caso, i dubbi degli ex compagni. L'uomo di fiducia di Rutelli può aver fatto tutto da solo? Vedremo cosa succederà. Cose di casta. Politici cavallette, senatore PDL, lucra 18 milioni con un palazzo. Si chiama Riccardo Conti, l'artefice della compravendita miracolosa. In un giorno racconta il TG La 7, il fortunato acquista un immobile nel centro di Roma senza sborsare un euro e subito lo rivende a prezzo astronomico. Grande fiuto o puzza di bruciato? Vorrei anch'io acquistare un immobile a prezzo zero al centro di Roma. Servizietto pubblico. Cambiano i governi, ma il Rai comanda sempre il Caimano. Al TG1 rimane Maccari, PDL. Al TG regionale arriva Casarin Lega. Rizzo Nervo, PD, si dimette per protesta, ma Garimberti rimane. Proseguiamo e leggiamo insieme il giornale. Gratta tu che gratto anch'io. Quanti rubacchioni. Ormai è diventato il leitmotiv di molti quotidiani e delle aperture, di quante persone se ne approfittano di quella che è la loro posizione dal punto di vista politico, amministrativo e se ne approfitta appunto per racimolare qualche soldino. Lo notiamo, lo sto dicendo sulla base appunto dei quotidiani che stiamo sfogliando insieme. Tutti i giorni ne abbiamo una nuova. Io spero che vengano scoperti tutti. La casta finge di ridursi lo stipendio. Il tesoriere della defunta Margherita incassa 13 milioni, tutti per sé? E un senatore PDL compra un palazzo e lo stesso giorno lo rivende alla Previdenza, cresta di 18 milioni. Ed ecco qui la Guzzanti truffata: volevo farmi il vitalizio, i rivoluzionari cadono sulla pensione. Calano gli investimenti, l'Italia, il paese dei veti che fa fuggire gli stranieri. Proseguiamo e vediamo il tempo. E anche qui si parla, spariti 13 milioni della Margherita. Scandalo, l'ex tesoriere indagato per aver sottratto fondi alle casse del partito, pronto a restituirli. Rutelli, siamo addolorati. Bersani valuta l'espulsione dal PD. Io direi proprio di sì. Rispetto delle quote rosa, scontro tra ministro e sindaco. Alemanno zittisce la Fornero. Come abbiamo letto appunto negli altri quotidiani, la zittisce perché dice che proporzionalmente sono presenti lo stesso numero di quote rosa anche all'interno del governo, quindi la proporzione è la stessa. E qui una notizia per chi ha fatto la domanda per il concorso del Comune di Roma: dopo 2 anni, 340.000 domande per 1.995 posti, partono i concorsi in Campidoglio. E poi stop alle ricerche su internet, vanno a ruba i reperti della Concordia. La devo leggere perché è veramente, come possiamo dirle, lascia senza parole. Proseguiamo, Libero. Rubano anche da morti. E ritorniamo a parlare sempre dell'argomento. La superiorità morale della sinistra, la Margherita non c'è più, ma prende ancora i rimborsi pubblici e il tesoriere, senatore del PD, fa sparire 13 milioni di euro. Rutelli cade dalle nuvole, però Parisi accusa: io avevo avvertito. L'altra casta,
guardarobieri, barbieri e falegnami della Camera oltre 5.000 euro netti al mese. È vera questa cosa. C'è addirittura un, non mi ricordo se è un barista che è andato in pensione, che prende appunto centinaia di milioni di euro annuali per pensione. La Guzzanti speculatrice ora ammette: io un imbecille. L'offensiva dell'Agenzia delle Entrate, nuovo redditometro e i soldi vanno all'estero. Proseguiamo con il Messaggero. E parliamo di nuovo fisco, nuovo redditometro. Disoccupazione record dal 2004 e il 31% dei giovani senza lavoro. L'Agenzia delle Entrate nell'ultimo anno ha recuperati 11,5 miliardi di evasione. Arriva il gelo, città in tilt, allerta neve anche a Roma. E ritorniamo a parlare del furto, se così lo possiamo definire, forse qualcosina anche di più. L'ex terrorizzatore della Margherita, la mia verità sui soldi spariti. Lusi, prendo la responsabilità di tutti. Rutelli, addolorato, il PD va espulso, giustamente. Proseguiamo e vediamo la prima pagina di Repubblica e anche qui ritroviamo il redditometro anti-evasione e anche qui disoccupati record, oltre 2,2 milioni, ecco il piano Unione Europea per il lavoro. Da giugno controlli di massa, un occhio elettronico su 400 milioni di dati, verifiche su tutti i conti correnti, senza posto il 31% dei giovani. Andiamo ad approfondire. A giugno, per combattere l'evasione, arrivano il nuovo redditometro e controlli di massa sui sospetti. Saranno verificati tutti i conti correnti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in audizione alla Commissione Finanze della Camera. Sul fronte lavoro allarmano i dati Istat. La disoccupazione ha raggiunto livelli record e coinvolge ormai 2,2 milioni di italiani. Senza posto un giovane su tre. Intanto si scoprono i dettagli del piano europeo per aiutare l'occupazione. I senza lavoro hanno superato quota 23 milioni e la Commissione europea ha deciso di sbloccare 82 miliardi di fondi rimasti finora inutilizzati. Speriamo che la cifra venga utilizzata nel migliore dei modi, perché diciamo sicuramente può aiutare le aziende a creare lavoro, perché è questo il problema. Bisogna dare una politica di crescita e sviluppo economico, l'ho detto tantissime volte, creando una politica di crescita e sviluppo economico automaticamente si crea anche lavoro, ma lavoro questa volta corretto e non più basato con sfruttamento dei giovani, anche perché noi, i giovani, mi ci metto in mezzo anch'io, siamo noi il futuro che possiamo dare una crescita, siamo noi che possiamo far girare l'economia e quindi se ci vengono tappate le ali automaticamente quello viene bloccata, si blocca tutta l'Italia, lo possiamo dire tranquillamente. Proseguiamo con la nostra lettura. Rai si spacca il CDA, Maccari resta al TG1, Garimberti è ingovernabile, Rizzo Nervo si dimette. Proseguiamo e andiamo avanti con la Stampa. E di nuovo ritroviamo emergenza lavoro, Monti, fondi Unione Europea per aiutare i giovani. Speriamo che vengano investiti nel modo giusto. L'Istat, il tasso sfiora il 9%, toccati i livelli record di 10 anni fa. Credo che forse abbiamo superato la Spagna, non mi vorrei sbagliare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, perché la Spagna mi sembra che stava al 5-6% un pochino di tempo fa. Quindi se è veramente il 9%, sicuramente abbiamo superato la Spagna, che dal punto di vista economico ci stava un pochino dietro. Uno su tre è disoccupato, Fornero, primo problema. L'Unione Europea, agire subito. Napolitano, serve un paese sobrio. E poi qui una notizia per gli sportivi, rinviata Parma-Juventus. Conte, dovevano farci giocare alle 15 perché la neve congela il calcio di sera. A giugno il nuovo redditometro, Befera avrà 100 voci di spesa, i parametri dalle case alle attività sportive.
e andiamo a vedere il nostro quotidiano economico che sicuramente andrà a infierire sulla situazione del tasso di disoccupazione. E infatti disoccupato un giovane su tre. Monti, ora misure per la crescita e l'occupazione. Barroso, fondi Unione Europea per l'impiego. Tra gli under 25 senza lavoro al 31%, il dato totale sale all'8,9%. Imprese e sindacati puntano a tempi rapidi per i contenziosi sui licenziamenti. Unicredit, crescono i fondi USA, Intesa lancia bond da 1,5 miliardi, i soci privati si rafforzano in Piazza Cordusio. Qui l'avevo vista prima, non l'avevo detta, però è importante, Benetton di Piazza Affari ed Edizione prepara il delisting. Il gruppo di Ponzano Veneto è quotato dal 1986. E ancora nuovo redditometro entro giugno. Decreto semplificazione in stallo, il nodo è l'autonomia scolastica. Befera nel 2011 effettuati 2 milioni di controlli e recuperati 11,5 miliardi dalla lotta all'evasione. E qui ritroviamo Maccari, nominato direttore TG1, si spacca il consiglio della RAI. 5 voti contro 4, Rizzo Nervo lascia. Ma andiamo ad approfondire alcuni degli articoli che troviamo all'interno dei quotidiani e iniziamo con una notizia completamente diversa, non parliamo appunto di economia ma sempre di polemica, perché la questione del Festival di Roma è ancora in sospeso. Festival del film, Müller, pressing su musica per Roma, Müller diventa decisiva musica per Roma, quindi scontro finale sulla candidatura, un nuovo no di Rondi. E qui continuiamo a parlare di sanità e come abbiamo visto dalla prima Policlinico Gemelli allarme Conti, vediamo di approfondirla. Il Gemelli senza risorse, ipotesi, divisione. Oggi sarà pronto il nuovo piano industriale e il contenzioso sui crediti con la Regione. Sono 800 milioni il totale dei crediti in euro stimati dalla Cattolica verso la Regione Lazio. Quindi ritorniamo al problema che come ha l'ospedale Gemelli anche molte aziende che sono creditori di soldi da parte dello Stato. Quindi se tante volte molte aziende si trovano in difficoltà è anche a causa di questo, che lo Stato e quindi tutti gli altri enti pubblici magari danno incarico di lavori ma poi ne passa di tempo prima che liquidano questi soldi. Proseguiamo. 74.000 i malati che si sono rivolti al pronto soccorso del Gemelli durante il 2010. L'ospedale è dotato di 1.600 letti. 100.000 i ricoveri totali effettuati durante il 2010 nel Policlinico Gemelli. 82.000 i malati di tumore curati nel 2010 nel Gemelli, che in pratica è il più grande polo oncologico in Italia. E questa è una notizia che dovremmo sottolineare, anche perché una divisione o la perdita di un ospedale del genere rappresenterebbe per Roma, ma anche per l'Italia, veramente di una grave perdita. E ecco qui, infatti, se la Regione non paga c'è il rischio di dover tagliare letti e servizi ai malati. E credo che non sia una cosa che andrebbe fatta, anzi. Proseguiamo. Andiamo ora e passiamo a una notizia di colore. Alta Roma chiude con balestra, il prossimo appuntamento ritorna a luglio. Si è conclusa ieri la Fashion Week della Capitale a Santo Spirito in Sassi a chiudere la rassegna della passerella di Renato Balestra colorata e floreale. A sorpresa la sfilata shock di Giada Curti, che fa sfilare una modella con una protesi per il seno su un vassoio d'argento. Alta Roma. I fiori anticrisi di Balestra e il melting style di Stella. Colori, ironia e la sfilata conclusiva delle accademie. Ieri l'ultimo giorno della rassegna capitolina, molti i buyer stranieri. Ricordiamo che questo rappresenta per la città di Roma, ma per l'Italia in generale, un settore che comunque della crisi ne ha risentito solamente in parte, quindi che è un settore che va appoggiato, perché la moda, che è un simbolo tipicamente italiano.
E ora torniamo a parlare di politica e vediamo nel giornale. Province napoletano striglia il Premier. Colle in pressing sul governo per tagli e riforma. Non si può lasciare la questione a metà. Va attuato il federalismo. Appello. Il capo dello Stato e i sacrifici sono necessari e riguardano tutti. Protesta, Lupi si mobilita, si ha la riduzione degli enti, ma servono poteri certi. Rapidamente diamo uno sguardo. Metro B, ancora disagi, ma le stazioni riaprono nuovamente. Freddo, quindi la prima ondata a rischio neve da venerdì. Oggi si imbiancheranno le località sopra i 300 metri. Qui parliamo di una notizia riguardante il mondo cristiano. La svolta, novità ai vertici della Curia Lateranense. Vallini rafforza la squadra e Iannone vice della diocesi, nominati dal pontefice anche due vescovi ausiliari. E qui, come abbiamo visto, quote rosa, botte e risposta tra Fornero e Alemanno. Il ministro serve equilibrio, il sindaco come abbiamo già letto, la giunta come il governo. Proseguiamo. Ed ecco qui quello che richiama pure dalla prima, piano casa, più facile demolire e di costruire. E abbiamo visto che le facilitazioni sono maggiori per quanto riguarda la prima casa. Ora la riqualificazione di Torbella Monaca. Bene, per quest'oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Di notizie trattate ce ne sono state molte e anche abbastanza che ci possono far riflettere. Vi ricordo che il prossimo aggiornamento con l'informazione di Provincia TV è alle 13.45 con il telegiornale dell'Alto Lazio. Non mi rimane altro che augurarvi di trascorrere una piacevole giornata e vi do appuntamento a domani mattina alle 10.30. Buona giornata.